Bene, ben ritrovati. Il programma della Trento Smart City Week prosegue con l'appuntamento Sinergia digitale tra pubblica amministrazione e mercato. Si tratta della quarta tappa del roll show nazionale Sistema Paese 4.0, promossa da Confindustria Digitale e dal Team per la trasformazione digitale. È organizzato in Trentino da Confindustria Trento per fare il punto sull'adozione delle nuove tecnologie in Trentino da parte della pubblica amministrazione a favore e a servizio delle imprese e dei cittadini. Ecco, siccome appunto questo evento si svolge nell'ambito della Trento Smart City Week, noi abbiamo per un saluto di apertura il padrone di casa, il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta. Bene, grazie, buongiorno. Io sono molto breve perché poco fa molti di voi erano presenti anche al momento inaugurare della Trento Smart City Week. Però sono qui perché questo momento è stato seguito, curato, organizzato da Confindustria, quindi era doveroso che io fossi qua a dire un grazie, lo dico al vicepresidente Podini, lo dico al direttore Busato, lo dico a tutti coloro che dentro Confindustria hanno organizzato questo momento e che ci hanno portato, perché il merito è certamente loro, anche qui Diego Piacentini che saluto, e ringrazio, l'ho fatto prima ma rinnovo davvero di cuore e con convinzione. Devo anche dire a onore del vero... Questo non è l'unico momento in cui sentiamo Confindustria Trentina vicina, vicina alla città di Trento, vicina più spesso all'intero Trentino. E quindi per me è l'occasione per ringraziarla, anche qualche mese fa abbiamo avuto modo di ragionare in profondità e così sulle infrastrutture anche quelle possibili appunto e ulteriori che renderanno appunto migliore la nostra terra, lì si parlava di strade, di autostrade di percorsi anche dei treni guardando avanti al futuro ma è soltanto anche quello un esempio sentiamo, la sentiamo vicina al nostro territorio quindi grazie, grazie per questo momento specifico sulla digitalizzazione noi sappiamo che dentro l'Europa non siamo tra i primissimi, dovremmo dire che siamo un po' tra gli ultimi paesi, però come prima ho detto dobbiamo rendere merito appunto a Diego Piacentini dei passi avanti che sono stati compiuti in quest'anno e mezzo di sicuro, abbiamo un piano adesso, abbiamo degli obiettivi, avere un piano, avere degli obiettivi è già un importante punto di partenza, poi naturalmente bisogna correre sempre più veloce in questa... In questa direzione. Credo che la strada sia sempre quella di muoversi insieme e quindi lo dico qui perché non è questione soltanto certamente di governo, ma abbiamo capito di enti locali, ma è questione anche di imprese. Quindi, Confindustria, quando dico insieme, vuol dire certamente i cittadini, ma vuol dire anche i nostri soggetti, quelli che oggi sono qui e che possono aiutarci in questa direzione. A me aveva colpito quando in un'intervista. Proprio Diego Piacentini aveva parlato dell'Estonia e mi ero incuriosito no, di questo paese così eh, digitale, forse il primo nel mondo, comunque tra i primissimi. Ho detto sono andato a guardare perché sono un po' curioso. Ho visto che ha 1.300.000 abitanti, che vuol dire un po' più grande della nostra regione, sapete che siamo poco più di un milione certamente un paese anche che ha una storia più nuova, più recente, quindi forse facilitato, forse no, non lo so, magari riprenderà lui successivamente. Però lì, insomma, a parte sposarsi e divorziare, si fa tutto online, insomma, ecco, tanto per essere concreti. Quindi è un modello, ma quello che mi ha colpito di più è la cifra che eh, Diego Piacentini ha riportato e cioè che se noi facessimo come l'Estonia in Italia potremmo contare su 36 miliardi di euro a disposizione, che potrebbero essere usati per mille cose. Qui, magari, avremo anche idee diverse, ma dalla scuola e la formazione alle infrastrutture. Guardo Confindustria, insomma, sapremo come usarli in questo Paese, soprattutto dopo tutte le dichiarazioni dei partiti che, non cito, che in occasione delle elezioni hanno dichiarato di tutto e di più. Bene. Quindi sarebbe un grande vantaggio. Io credo che questo vada raccontato, perché uno a raccontare la semplificazione va tutto bene, ma quando si va a parlare poi di soldi e di risorse, credo che si riesce a essere anche più convincenti. Quindi c'è un vantaggio da tutti i punti di vista. Ecco, è una cosa che mi aveva colpito, magari poi la riprenderete con lo sguardo europeo e mondiale. Buon lavoro, buona tavola rotonda. Io mi assento per un po', ma sarò qui rapidamente tra di voi. Grazie. Grazie al sindaco Andreatta. Noi proseguiamo con l'apertura vera e propria dei lavori. Eh, se ne occupa in questo caso il nostro vicepresidente di Confindustria Trento, con delega all'Agenda Digitale, presidente di Deda Gruppo SPA, Marco Podini. Grazie, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per la partecipazione. E naturalmente, il primo ringraziamento va al dottor Diego Piacentini che. Ci onora oggi con la sua partecipazione, come tutti sapete, è commissario straordinario per l'agenda digitale e soprattutto è la persona che questo anno passato ha varato il piano triennale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è veramente un momento, come ha appena detto anche il sindaco, importante di discontinuità eh, rispetto al passato. Poi, naturalmente, saluto anche qui Enrico Cereda che è presidente dello steering committee eh, piattaforme digitali pubblica amministrazione all'interno di Confindustria Digitale, quindi è un'iniziativa appunto fortemente voluta da Confindustria per stimolare il nostro sistema paese quindi a lui rivolgo un particolare ringraziamento anche proprio per avere eh, organizzato insieme a noi questo evento che ci permette di parlare di cose sicuramente molto, molto interessanti e che effettivamente eh, devono anche penso godere del supporto eh, di, di di tutti, insomma organizzazioni intermedie, cittadini, eh, ovviamente dirigenti della pubblica amministrazione, insomma tutti ci dobbiamo sforzare perché effettivamente siamo rimasti in questi ultimi anni un po' indietro, eh, abbiamo sentito che l'Estonia vola su livelli probabilmente inarrivabili, mentre eh, il sistema italiano in questi ultimi anni purtroppo... Eh, probabilmente anche in seguito ad una crisi finanziaria veramente dura, ha ridotto addirittura gli investimenti eh, nella digitalizzazione del paese. Quindi abbiamo veramente bisogno di un momento di discontinuità anche perché le potenzialità sono veramente straordinarie. Eh, L'abbiamo visto un po' anche in tutti i settori e anche a livello proprio della società comune. Oggi la tecnologia ha raggiunto un livello di maturità straordinario, i costi sono molto calati, la capacità, la capacità computazionale è ormai gigantesca e quindi questo apre tutto un nuovo scenario di tecnologie, di possibilità, di creatività che veramente può portare una vera e propria trasformazione anche di interi settori industriali. Eh, noi come Confindustria abbiamo proprio lanciato il progetto Industria 4.0 eh, insieme anche al, al, al governo uscente, il ministro Calenda è stato anche qui a trovarci recentemente, si è fatto veramente molto per stimolare eh, anche le aziende a capire, confrontarsi, conoscere, investire in questo ambito che sarà veramente... La sfida per l'industria italiana del prossimo decennio. E sono, sono stato sono onorato di, avere un paio di settimane fa, o forse è passato anche un mesetto, inaugurato il, il percorso che, Confindustria sta portando in tutta Italia per presentare queste nuove piattaforme agli imprenditori e anche in quel caso abbiamo avuto una partecipazione veramente straordinaria che ci fa ben sperare. Tornando al tema della giornata, il Trentino, come sapete, da anni è territorio di sperimentazione di eccellenza in ambito scientifico, eh, dobbiamo veramente molto alla lungimiranza della provincia che già eh, 3-4 decenni fa ha incominciato a investire in questo ambito. E effettivamente oggi possiamo dire che eh, Trento è un, magari è un po' più smart di, di, di altre città. Due anni fa abbiamo ospitato con il consorzio Triple I questa giornata eh, che speriamo appunto diventi una ricorrenza. Oggi, a distanza di due anni, ci ritroviamo qui e a presentare quello che appunto possono essere i, i servizi. Eh, Digitali eh, all'interno di un territorio, una pubblica amministrazione eh, sempre più connessa. Eh, questi temi sono sicuramente importanti perché eh, rendono più efficiente la pubblica amministrazione, ma soprattutto danno anche più trasparenza. Eh, noi, anche come Deda Group, abbiamo aiutato un paio di anni fa la Regione Lazio nel eh, sviluppare il progetto Open Data. Eh, che appunto rende mh, assolutamente visibile e trasparente il lavoro della pubblica amministrazione. È un progetto molto molto interessante che noi speriamo venga replicato in tante altre regioni o contesti perché proprio questo è uno dei vantaggi eh, dei, de, diciamo, del digitale che rende veramente le cose non solo più efficienti ma anche appunto più trasparenti e alla fine permette di semplificare eh, la vita delle persone o comunque i momenti di interazione con la pubblica amministrazione. Quindi dicevo Trentino sicuramente eh, regione abbastanza felice da questo punto di vista, eh, abbiamo in particolar modo con FBK un partner eh, di eccellenza. Eh, che si è dato proprio l'obiettivo di stimolare questa collaborazione tra pubblico e privato. Eh, in particolare abbiamo noi stessi come Data Group fatto un progetto importante eh, proprio chiamato Co-Innovation Lab eh, dove appunto cerchiamo di eh, sviluppare un, una nuova piattaforma per... Eh, la mh, costituzione di un data hub, quindi sostanzialmente di, di un centro di raccolta dati che andando a pescare sia eh, dalle piattaforme pubbliche che dai gestionali de delle aziende permette poi attraverso dei protocolli informatici un vero e proprio interscambio paritario eh, di queste informazioni. Ma, questo è veramente solo un esempio tra tanti. Eh, le possibilità che ho detto all'inizio sono, sono quasi infinite e Confindustria eh, vanta la presenza di tante aziende. Penso che solo qui in Trentino siamo più di 200 aziende che si dedicano ai temi informatici e sono sicuro che nei prossimi decenni questo numero crescerà ancora molto proprio perché... Eh, come dicevo eh, non c'è veramente limite alla possibilità di lavorare su queste tematiche che saranno sempre più l'elemento distintivo eh, di, un, eh, di, di un sistema industriale, di un sistema paese come il nostro. Quindi speriamo di aver dato il buon esempio. Eh, con quanto fatto finora e con quello che faremo in futuro e non posso che augurare a tutti buon lavoro. Grazie. Grazie dunque a Marco Podini, è il momento dell'intervento di Diego Piacentini, commissario straordinario del governo per l'agenda digitale che ci presenta il piano triennale e il nuovo sistema operativo del Paese. Grazie, io mi alzo in piedi per scaldarmi. Se non siete mai stati in un data center, quelli che hanno centinaia di server, la temperatura per il mantenimento di questi server è simile, anzi forse un po' più calda di questa. Quindi se continuate a rimanere qui è perché siete veramente interessati all'argomento, cercherò di mantenervi. Uh, allora, di, di, di cosa andiamo a parlare adesso? Andiamo a parlare di... Io sto andando... Eccoci qua, basta andare nella direzione giusta. Ecco. Allora, di trasformazione digitale e pubblica amministrazione. Noi abbiamo questa presentazione che aggiorniamo man mano con i nuovi dati e soprattutto con le fotografie della città in cui siamo ospitati. Uh, Qui ci sono due messaggi. Uno che è un messaggio di informazione. Se vedete in basso a destra c'è teamdigitale.governo.it, tutto quello che stiamo facendo, i soldi che stiamo spendendo, come li stiamo spendendo. I progetti, il progresso di questi progetti sono tutti su questo sito, tutti gli annunci, gli annunci vengono fatti sul nostro Twitter account e poi c'è un ricordo per tutti, it's day one, siamo al primo giorno della digitalizzazione, all'interno dell'epoca della digitalizzazione, quello che avremo davanti, quello che abbiamo davanti a noi, quello che succederà tra 10 anni, 15 anni. Eh, ci farà veramente guardare a queste giornate, a questi investimenti fatti da Trento e da Smart City, come il primo giorno della modernizzazione. Qua vedo gente che si chiudono i cappotti. Noi continuiamo comunque. Eccoci qua. Innanzitutto, chi siamo? Nel settembre 2016 è stato istituito il commissario straordinario per l'agenda digitale. Che sono io. I miei figli, ovviamente, mi hanno preso perennemente e mi prenderanno sempre in giro col titolo di commissario, che è molto. Um, molto burocratico e molto poliziesco. Siamo una nuova entità governativa con una governance centralizzata, composta da esperti con competenze tecnologiche, due sono qua, Floriana Ferrara che tra l'altro ha preso un sabbatico da IBM, grazie, di un anno per lavorare per la pubblica amministrazione, di fatto è, è la persona che sta spingendo questa evangelizzazione presso i comuni di questa attività, e Alessandro Ircolani che spero sia rimasto, Alessandro, che è lì, perché Alessandro è di Trento e va avanti e indietro, Trento Roma, tutte le settimane, lui è uno dei nostri data scientist, uh, quindi abbiamo competenze tecnologiche, l'80% di queste persone, uh, di diritto, abbiamo un avvocato e mezzo, uh, in genere questo rapporto di un avvocato e 28 tecnologici è esattamente rovesciato all'interno della pubblica amministrazione, comunicazione e il nostro obiettivo è quello di delineare il percorso strategico della pubblica amministrazione, ma non solo, ma anche di fare cose e poi parleremo delle cose che facciamo. Questo è il team, Alessandro e Floriana sono individuabili all'interno di, um, di questo gruppo. Nota uh, interessante, quando Renzi mi chiese di fare questa cosa, uh, di fatto sono arrivato da solo, l'unica uh, concessione che ho chiesto è quella di... Per trasformare digitalmente, per trasformare in generale, non si può trasformare dal di dentro, bisogna trasformare dal di fuori, quindi voglio poter assumere le persone che vogliono fare questo lavoro con le relate competenze. Nota bene che io non conoscevo nessuno di questi, non uno di questi personaggi. E tutti hanno risposto a una, un post su Milion che avevo fatto, poi un articolo con un un'intervista con Mario Calabresi di Repubblica, che sostanzialmente dice questo è quello che voglio fare, queste sono le persone con le caratteristiche che mi servono. Hanno risposto più di 2.000. Uh, il 30% di questi ragazzi lavoravano, tutti italiani, ragazzi e ragazze, lavoravano all'estero, come sottoscritto, lavoravano in Svizzera, lavoravano in California, lavoravano in Germania e hanno deciso di fare questo, questa attività per un paio d'anni per aiutare il Paese o non ha le pile o non ha un punto giusto. Eccoci qua. Innanzitutto la visione è stata descritta prima, è il sistema operativo del paese. Cosa vuol dire un sistema operativo? Vuol dire un motore che ha dei componenti che fanno funzionare delle attività. Questo è quello che vuol dire nella, nella, nella semplicità. Su questi componenti, e Speed è uno di quei componenti, Speed, pack sono queste piattaforme abilitanti, sui quali costruire servizi più semplici per i cittadini. Speed è una condizione necessaria, speed è una condizione abilitante, ma è assolutamente non sufficiente, perché se entri con la chiave digitale nei servizi e poi i servizi sono quello che spesso capita, ovviamente è un investimento inutile. Tutto quello che stiamo facendo ha senso se insieme alle amministrazioni miglioriamo la qualità dei servizi per i cittadini e per le imprese, non ricordiamoci il sistema Paese. La digitalizzazione è un traino fortissimo non solamente per il risparmio di spese, eh, ma anche per gli investimenti che grazie a questo risparmio si possono portare avanti. E soprattutto, qua veramente c'è qualcosa che non funziona, e soprattutto eh, aiuta la creazione di questo ecosistema di aziende, quale Data Group, che di fatto aiutano a costruire questo sistema operativo. Uh, dobbiamo tor tornare ad una situazione in cui gli investimenti uh, trainano la crescita del paese. La trasformazione digitale non è solamente efficienza per il paese, non è solamente risparmio di costi per il paese, ma è anche investimenti in tecnologia fatti dalle aziende, ce ne sono centinaia, come, come Data Group, che contribuiscono a questo sviluppo. Punto lì. Um, Parliamo di soldi. Prima si è stato detto che non è stato investito abbastanza. In verità voglio cancellare un mito. Il motivo per cui in Italia non si è fatto la trasformazione digitale non è la mancanza di soldi. È ovvio che più soldi servono, anche se spesso purtroppo nella pubblica amministrazione i soldi non sono ben usati. Ma è al quinto o al sesto posto dei motivi per cui la trasformazione digitale sta facendo fatica. Ai primi posti mettiamo in assoluto le competenze, di chi deve capire questa trasformazione digitale. Tenete conto che in Italia, soprattutto con il blocco dell'assunzione della pubblica amministrazione, che fortunatamente spero stia uh, diluendosi e si, vedremo un trend contrario, abbiamo mancato completamente una generazione digitale di assunzioni. Cioè non assumendo dal 2005 al 2015, cosa che è spesso accaduta in moltissime amministrazioni, non abbiamo portato la, la, la linfa. Di modernizzazione all'interno della pubblica amministrazione. Le competenze tecnologiche nell'amministrazione in Italia ci sono. Negli anni 90 sono stati fatti molti investimenti in tecnologia, ma purtroppo le persone che capiscono in tecnologia nella pubblica amministrazione, soprattutto centrale, sono rimaste alle competenze degli anni 90. È una generalizzazione. C'è molto di più rispetto a quello che sto dicendo, però il punto è uno dei punti principali. Parlando di finanziamenti, siamo riusciti a fare cose abbastanza semplici, ma che comunque consentono ai comuni di utilizzare, ad esempio, i fondi PON della comunità europea per il subentro nell'anagrafe nazionale di cui parliamo subito dopo. Ed è uno dei primi e rari esempi di fondo attribuito a ottenimento del risultato. Il comune che è entrato nell'anagrafe nazionale ottiene il fondo. Stiamo parlando di soldi abbastanza bassi, perché stiamo parlando di comuni piccoli, di comuni che... Mi ha fatto sorridere una volta. Stavo parlando con un amministratore della, di una città vicino a Crema che mi dice: Piacentini, ma io devo decidere se spendere 1000 euro per l'anagrafe nazionale o per i ceri della processione del paese. Che è una realtà a cui tutte le amministrazioni, adesso forse questa è quasi un po' troppo uh, caratterizzante, ma è la, è la realtà delle amministrazioni locali, come allocare le poche risorse che si hanno. Quindi, questi sono fondi disponibili. Novità interessante, gli spazi finanziari della, della legge finanziaria di bilancio approvata il 20 gennaio, approvata a dicembre, sostanzialmente permette di utilizzare questi fondi anche per gli investimenti del piano triennale. Prima ad esempio gli investimenti se non erano in conto capitale non erano ammessi. Adesso le spese operative di trasformazione digitale sono ammesse dalla finanziaria per i comuni ovviamente che sono inutili. E da pochissimo, cioè due settimane fa, è stato lanciato un... Kit di finanziamento di casse, depositi e prestiti per i comuni che vogliono investire in trasformazione digitale. Questo che cos'è? Questo è il nostro sito, è il sito della, alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Mi auguro che riconosciate tutti che non è un tipico sito governativo, dove tra le varie cose, e lì ho fatto la schermata, sono tutti i progetti che stiamo portando avanti, che partono dall'Anagrafe nazionale, della popolazione residente, e veramente vi spenderò 4-5 minuti per spiegare cos'è perché è veramente molto importante. Uh, tutte le attività per creare una app che permetta al cittadino tra 4-5 anni di poter interagire con la pubblica amministrazione su un telefonino uh, il, ad esempio il, la, la, il framework dei big data e poi abbiamo lanciato gli strumenti per gli sviluppatori, per i designers le istruzioni su come si creano i PI uh, un, un progetto sui pagamenti digitali che si chiama Pago.pa che sarà fondamentale per il risparmio e per la semplificazione, e il sistema di pubblico di identità digitale, che è il famoso Speed Pack Spec, di cui abbiamo parlato fuori durante l'introduzione. Lì dentro c'è anche una cosa importante: se portate lo sguardo in alto a destra, c'è una cosa che si chiama, che per i non tecnici non vuol dire assolutamente nulla, ma si chiama GitHub, e per i tecnici vuol dire molto, vedo un po' di sorrisi qua. Uh, docs, forum, designers, developer, sono tutti strumenti che facilitano la trasformazione digitale. In Italia esiste un codice per l'amministrazione digitale, uno, due, terzo in alto a sinistra. L'Italia è l'unico paese che ha un codice per l'amministrazione digitale. Paesi ben più digitalizzati dell'Italia non hanno un codice dell'amministrazione digitale, però in Italia si fanno leggi e l'amministrazione digitale dice le cose che vanno fatte, ma non basta dire le cose che vanno fatte, vanno creati gli strumenti, gli abilitatori, altrimenti le leggi rimangono non fatte e solamente i comuni che hanno un CTO, un CIO e capiscono la trasformazione digitale come Trento fa le cose. Trento non ha bisogno del codice di amministrazione digitale per diventare una smart city. Ve lo assicuro, le cose che abbiamo visto a Trento Uh, che hanno cominciato ben prima della nostra esistenza, uh, le hanno fatte in assenza di un codice di amministrazione digitale. Anche se devo dire che il Trentino e l'Alto Adige sono quelli che appena da Roma escono a circolare fanno tutto. Sono gli unici, le uniche regioni che fanno. È veramente interessante da questo punto di vista. Allora dei, parliamo dei vari progetti. Che cos'è PagoPA? PagoPA è un nodo di pagamenti. Perché c'è bisogno di un nodo di pagamenti? Tra l'altro altri paesi ci stanno copiando. Nota bene che noi stiamo facendo un salto, stiamo, dalla, stiamo parlando di passare dal pagare in contanti l'amministrazione a pagare non solamente digitalmente, quindi con la carta di credito, ma non solo con la carta di credito, con PayPal oppure con Satispay che è un fintech italiano che ti permette di pagare col telefonino, ma permette, essendo un nodo di pagamenti, all'amministrazione di riconciliare i flussi finanziari con la contabilità, che in genere è un processo manuale che chi gestisce all'interno di un comune sa quanto tempo, quanta imprecisione e quanto, eh, quanto personale tiene occupato. Esisteva la legge, che penso fosse del 2011 o del 2012, ma quando siamo arrivati, qua avete visto l'elenco, automazione e reindicazione, centralizzazione, semplificazione. Integrazione con il sistema home banking, una delle cose che abbiamo fatto non solamente è esporre i servizi per cui eh, tutte le banche si collegano. Ho fatto un lavoro veramente certosino di parlare con tutte le banche italiane, con PayPal e con le carte di credito per l'integrazione, ma la possibilità di dire per pagare la pubblica amministrazione non devo sempre e solamente andare al sito del Comune, al sito dell'Agenzia delle Entrate, ma posso farlo direttamente dal mio mobile banking. Quindi, man mano vedrete il mobile banking della vostra banca ospitare PagoPA, per cui potrete fare il pagamento lì dentro. Io chiedo, ad esempio, quanti di voi hanno l'identità digitale? Più o meno? Ecco, Questo è un buon 20%, e ci siamo, 30 al 22%. Quanti di voi usano l'home banking? Benissimo, Funziona sempre, siamo all'80%. Avessi fatto la stessa domanda 5 anni fa. Probabilmente solamente il 5% di voi avrebbe alzato la mano. Sia perché non eravate abituati, sia perché comunque l'on banking in Italia non funzionava cinque anni fa. Quindi vedete la, pubblica, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ovviamente ci metterà un po' più dei 5 anni del sistema bancario. Ma io mi auguro che se tra dieci anni sarò di nuovo a Trento a raccontare altre cose che non la mia attività di Palazzo Chigi, tutti avranno l'identità digitale e tutti si interfacceranno con la pubblica amministrazione così come si interfacciano con l'on banking, che comunque deve essere ancora migliorato tantissimo. Questo qui è un'attività che abbiamo raccolto prima, sia che la società di, di, eh, di automazione interbancaria, che è una delle migliori società di tecnologia bancaria in Europa, se non la prima, Agile per l'agenzia digitale e noi. Quando siamo arrivati mancavano tutti i servizi di cui... Vi ho appena parlato, perdonatemi, io ho l'incapacità di puntare. Eccoci qua, lì noi siamo arrivati come vedete al 31 dicembre 2016, questa era la curva di penetrazione, ad oggi siamo già a 8 milioni e rotti di transazioni, ad oggi 11 di aprile, cioè noi abbiamo sul nostro sito vedete l'aggiornamento in tempo reale giornaliero che cresce il 200%, non sono, non sono contento. Questi dati all'inizio ne cresce del 400-500% all'anno, non solamente del 200%. E siamo nella fase veramente di duro lavoro di far sì che tutte le amministrazioni comprendano PagoPA e lo integrino nei propri servizi. C'è la legge, ma torno a dire, non basta la legge, bisogna creare gli strumenti e i processi. Questi sono esempi di PagoPA ad esempio, settembre 2017, la Tari, e adesso mi auguro che tutte le Tari vengano incassate con Pago.pa su Milano, ha prodotto un effetto molto interessante. Nella prima settimana di emissione della Tari, Milano ha incassato il 40% in più rispetto allo stesso anno, dallo stesso periodo dell'anno precedente. E il picco dei pagamenti è stato fatto di domenica. Quindi questo vi, vi fa capire come il mondo tra 5 e 10 anni sarà totalmente diverso. Uh, e questo è un altro comune virtuoso io lo cito sempre e auguro che Trento quando incorporerà Pago.pa lo farà anche lui Gallarate, comune di Gallarate fa uno sconto di 10 euro sull'Atari ai cittadini che usano lo strumento digitale del comune di Gallarate e Pago.pa e gli impiegati che avevano per il controllo manuale dei pagamenti sono stati destinati ad altre attività a più elevato valore aggiunto questa è un'amministrazione virtuosa e come Gallarate Adesso ce ne saranno 10 in Italia e mi auguro che quando tra 10 anni tornerò in Trentino, degli 8.000 mura comuni una grossa maggioranza faccia esattamente le stesse cose. Da gennaio ad esempio 2018 ACI ammette con Pago.pa il pagamento del bollo. Ed è fatto anche via. Ecco, su ogni, ognuno dei servizi siamo andati a raccogliere i dati per il Trentino. Quindi Pago.pa, Trento e intorno, nella sua definizione. Comuni, di Trento, 176 comuni con 539.000 abitanti. Eh, il sindaco è andato via, però non sa che io gli sto dando, sindaco eh, e, e autorità regionali gli stanno dando un, un obiettivo, siate l'Estonia dell'Italia. Le dimensioni ce le avete, le competenze ce le avete, diventate l'Estonia dell'Italia e date l'esempio alle altre 19 regioni. Ecco, nel 2017 ci sono state 2.218 transazioni su Pago.pa ci cioè devono essere decine di migliaia. Ad oggi, primi tre mesi dell'anno 686, quindi la provincia autonoma di Trento deve, il deve investire maggiormente sull'integrazione di Pago Pia. Notate bene che comunque la provincia di Trento ha già dei propri sistemi di pagamento, non è che tutto venga pagato in contante nella provincia di Trento, però si tratta di integrarsi in un sistema che facilita ulteriormente la vita a cittadini e amministratori. Eccola qua, la famosa anagrafe nazionale. Cos'è l'anagrafe nazionale? È sostanzialmente l'integrazione di tutti i dati dei cittadini che ora risiedono negli 8.000 anagrafi degli 8.000 comuni, che sono asincroni e non si parlano tra di loro, in un unico database. Sto ipersemplificando e i tecnologi di questa sala mi perdono per questa ipersemplificazione. In Italia, ad esempio, ci sono 6.000 trasferimenti al, mese, al, scusatemi, al giorno di cittadini da un comune all'altro. Quando il cittadino si trasferisce, l'amministrazione comunale deve spedire una raccomandata o, nel caso più evoluto, una PEC all'altro comune, che riceve la raccomandata, riceverà la PEC, trascrive nella propria anagrafe, con possibilità di errore e gestione manuale, e non solo, è il cittadino che deve andare al nuovo comune e dire... Ci sono ASL, ci sono motorizzazione, ci sono, cioè il cittadino che deve fare cose che dovrebbe fare la pubblica amministrazione. Quindi l'anagrafe la nazionale è un abilitatore tecnologico. Quando tutti i dati sono sincroni in un unico database e a questi dati si integrano le ASL, l'ISTAT, ad esempio l'ISTAT si è integrata su un EPR, i comuni sanno tutti i dati che devono dare all'ISTAT una volta all'anno, in automatico l'ISTAT se li pesca da sole. Solamente per il trasferimento, la gestione dei trasferimenti da un comune all'altro, abbiamo fatto un calcolo di 3 milioni e mezzo di ore risparmiate all'anno nella pubblica amministrazione. All'inizio avevamo, che vi lo dico subito, circa 60 milioni di euro, ma solamente per il trasferimento, quindi moltiplicate questo per tutte le attività che ANPR ed altre attività di digitalizzazione possono, um, possono provocare. Abbiamo detto ecco, qual è il vantaggio per il cittadino, potenziale superamento dei certificati anagrafici per l'uso dei servizi privati in Italia, la pubblica amministrazione non richiede più certi, il certificato, ma molti enti privati ancora lo chiedono. Con NPR potrà essere ottenuta la certificazione immediata online che puoi far vedere all'ente. Sono tantissimi i vantaggi di NPR. Allora, cos'era NPR quando siamo arrivati? Ah, innanzitutto, ups, adesso qua c'è il ritardo. Ta -ta! Abbiamo creato un'innovazione incredibile, che è l'innovazione di project management. Che non è niente di incredibile. Prima quali erano le parti? Era il Ministero degli Interni che ha fatto la legge, Sogei che ha sviluppato il software e sorpresa: non un singolo comune lo stava utilizzando. Anzi, quando siamo arrivati noi, Uh, il, comune Cera, qua me un problema di... il comune Cera si chiamava Bagnacavallo in provincia di Ravenna, unico comune in Italia che era trasferito sulla NPR. Abbiamo fatto cose e le cose sono, questo perdonatemi per i non tecnici, abbiamo creato un'area di test per il software, abbiamo creato un ticketing system per far vedere quanto ci sono i bugs del software, abbiamo creato dei processi. Abbiamo creato la documentazione, non c'era una documentazione, c'erano le circolari. Ad oggi sono ancora purtroppo pochi i comuni subentrati, eh, però siamo già a 2 milioni della popolazione da zero. Eh, ma soprattutto siamo arrivati alle so alla soglia degli 8 milioni della popolazione, perché sono già più di mille comuni in pre-subentro e ogni giorno stanno entrando 5-6 comuni. In questo momento oggi entrano altri 5-6 comuni nell'anagrafe nazionale, perché il vantaggio dell'anagrafe nazionale è massimizzato quando tutti gli 8.000 comuni o comunque un pareto dell'80% dei comuni è all'interno dell'anagrafe nazionale. Ecco, questo qui è lo schema, bagna cavallo, 21 ottobre 2016, eh, sostanzialmente abbiamo dato la botta con tutte queste cose che ho detto intorno a ottobre e vedete che la curva di crescita è questa, perché abbiamo messo Perugia, questa è la terza tappa di un roadshow. Abbiamo fatto prima Perugia, poi Taranto e ora Trento. Perugia di fatto, poi dopo che siamo, diciamo che una non è una causalità, ma è una casualità, però ci tengo a dire che fosse una causalità, è stato il primo capoluogo di, di regione addirittura a entrare in NPR. mi auguro che Trento segua a breve questo esempio. Questa è la situazione di NPR: ci sono quattro comuni nella provincia di Trento, Rovereto è il più grande. Ce ne sono tanti in pre-subentro. Dal punto di vista tecnico, la, il, il subentro, tra l'altro, vuol dire anche la pulizia dei dati. I dati spesso sono sporchi, i nomi sono sbagliati, gli accenti sono sbagliati, i nomi stranieri sono sbagliati. Tutto questo permette una bonifica dei dati. Quindi io guardo in quella direzione e dico: Forza, Trento. Ci stiamo lavorando. Eh? Io ti controllo. Eh. Um. Altra piattaforma abilitante, la carta d'identità elettronica, qua Trento invece più avanti. Um, innanzitutto, carta d'identità elettronica. Dovervi spiegare perché una carta d'identità elettronica è meglio di una carta d'identità di carta, spero di non dover sprecare tempo. Sappiate semplicemente che la carta d'identità italiana è il documento più contraffabile e più contraffatto in Europa. A parte quello, che non è l'unico motivo per fare la carta d'identità elettronica, questo è un dato. Ma non solo, la carta d'identità elettronica è anche un software è un software che permette la gestione di servizi. Uh, pensate a un mondo dove la carta d'identità elettronica ti permetta di andare sull'autobus perché l'integrazione dell'azienda dell locale dei trasporti è all'interno della carta d'identità elettronica. Anche lì, il gruppo di lavoro con Poligrafico dello Stato che tra l'altro è qua presente, uh, Ministero degli Interni e noi per gli sviluppi futuri, questa ad oggi è la situazione della carta d'identità elettronica la migliore di tutte rispetto ai servizi, ci sono uh, 1300 comuni che però rappresentano l'82% della popolazione, c'è dentro comuni come Milano, Roma, Torino ed altri, uh, e questi sono i dati di emissione delle CIE, quante CIE vengono emesse al giorno, e qua immagino adesso arrivi alla situazione di Trento, c'è un ritardo, continua, ma non c'è un... eccoci qua, Uh, anche lì, questa è come vedete, notate, la trasformazione digitale sta prendendo piede lentamente. Ma avete visto l'inclinazione delle curve che vi ho fatto vedere fino adesso? Queste sono le curve che vogliamo: vediamo questa proiezione che continui. Allora, 130 nitro ci sono postazioni attive che sono 72, comuni che emettono la CIA che sono 52, uh, potenziale popolazione coperta 345.000 abitanti e Trento e il Trentino emettono questo numero di carte d'identità. Potete mandarlo avanti voi? Io faccio avanti e voi andate avanti. Il click virtuale. Speed, quindi l'identità digitale, vantaggio, unica chiave di accesso a tutti i servizi pubblici. Sicurezza nell'identificazione del cittadino. Oggi, ad esempio, ieri l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che per tutti i servizi dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 16 di aprile SPID sarà l'entrata di riconoscimento. Inps lo farà a breve per tutti i servizi, sostituisce i, i, i PIN o comunque andrà a integrare i PIN normali. Perché è più sicura? Perché l'identità digitale richiede al primo momento un riconoscimento visivo della persona. Il pin dell'IMCG è mandato via email a qualcuno che si spera sia quella persona, mentre Speed ti dà il riconoscimento e l'identità certa. Il vantaggio del cittadino è che con Speed potrà nel corso del tempo accedere a tutti i servizi delle amministrazioni locali e centrali, con un'unica password, un unico username e con la sicurezza del mantenimento della privacy sul dato. Anche lì il gruppo di lavoro... Uh, questi sono i dati di SPID. Come vedete invece, qua la curva è più piatta perché la curva è più piatta? Perché dobbiamo veramente lavorare con tutte le amministrazioni per rendere SPID necessario e non solamente utile. Quindi, con l'entrata di IMSS, di agenzia delle entrate, vedremo un'accelerazione di queste curve. Entra anche il mondo dei privati perché, ad esempio, il mondo bancario è molto interessato a un'identità digitale dove il riconoscimento della persona è certo. Ah, scusa, adesso comunque la sensazione del mandarla avanti da solo. Ci sono 4.000 PA attive, però su ogni pubblica amministrazione c'è tantissimo, e per le persone di tecnologia di questa sala, i CEO cto sanno quanto lavoro c'è alle spalle per l'integrazione di SPID. Andiamo avanti? Ecco, questo è un esempio di uh, SPID nella provincia di Trento, con i suoi 176.176 176 comuni. Uh, ci sono 6.500 identità uniche SPID che hanno usato almeno un servizio provinciale, questo è il totale degli accessi, e questi sono gli utilizzi di SPID: richiesta contributi diritto studio università, stanza del cittadino e servizi comunali, domanda di ammissione al servizio civile provinciale, e potete leggerle tutte voi. Quindi, torno al concetto, un unico modo di interfacciare con i servizi di tante amministrazioni diverse. Prima di arrivare al risultato finale c'è tantissimo lavoro, ma potete incominciare a vedere i risultati tangibili. Ci sono anche nuovi progetti, questa è la parte sviluppatori, quindi stiamo rendendo il software accessibile, anche qui in Italia c'è una modernissima legge sul riuso del software, perché se Trento fa qualcosa di veramente smart non lo può utilizzare Catanzaro. Non perché manca la legge, anzi la legge c'è, anzi in teoria le amministrazioni sono obbligate a riutilizzare il software di altre amministrazioni, ma non ci sono gli strumenti per farlo. Tutto quello che vedete fa parte del concetto di strumenti. Andiamo avanti? Ecco, infatti questo che vi dicevo, c'è l'articolo 68 e 69 del CAD, le pubbliche amministrazioni, immagino che quasi nessuno lo sappia, se non quelli che sono proprio addetti, hanno l'obbligo di rendere disponibile il codice di soluzioni e programmi informatici realizzati completo della documentazione rilasciati in un repertorio pubblico sotto licenza aperta. C'era la legge, ma non c'era nessuno strumento che permettesse di fare queste cose che sono continuo a semplificare nella slide che ho fatto vedere prima. Tra l'altro il riuso del software è una delle leggi più avanzate in Europa, ce le stanno copiando. Mancano gli strumenti che stiamo facendo. Avanti. Questi strumenti e qua si, qua si parla spesso di digitalizzazione uguale democratizzazione, apertura, consultazione. Abbiamo utilizzato questi strumenti anche in collaborazione con Confindustria Digitale per la prima volta per ottenere i feedback, i commenti degli operatori sui servizi che andiamo a lanciare. Quindi le linee guida sull'acquisizione e l'uso del software per le pubbliche amministrazioni sono state fatte in consultazione pubblica e tutte le aziende, anche per il cloud e altro, hanno avuto l'opportunità di dare il loro feedback all'amministrazione. Siamo verso la fine, l'ecosistema delle imprese, l'ho detto all'inizio. Andiamo avanti, scusa. I fornitori di tecnologia hanno un ruolo chiave nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Intendo dire i fornitori del privato. Io non vivo... Nel sogno che la pubblica amministrazione sbagliato che la pubblica amministrazione sviluppi tutto all'interno. È sbagliato, non è scalabile, non funzionerà mai. Le amministrazioni devono avere all'interno le linee guida, devono avere banalmente le istruzioni, devono capire l'architettura, devono capire il prodotto, ma poi è l'ecosistema delle aziende che deve svilupparlo. E questa è questa grossissima opportunità. E il piano ritriennale, che, di cui abbiamo parlato prima, tra l'altro non ve l'avevo fatto notare, ma evidentemente il piano triennale maggio 2017 è stato firmato da un decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, da Paolo Gentioni. prima volta che in Italia che un Primo Ministro, e anche la Chiesa è d'accordo con questa mia affermazione, un Primo Ministro uh, sostanzialmente dice che la trasformazione digitale esiste, non è una cosa a sé stante ed è vitale per lo sviluppo del Paese. Questo va avanti per... <ride> mi conduce fino no ma me lo merito sto sforando di qualche minuto e mi sta dicendo smetti continuiamo ecco ma ho smesso torno a dire se, ecco, spesso mi chiedono localmente i giovani, le aziende cosa possiamo fare per aiutarvi quello che facciamo è ancora poco noto cioè ci sono ancora amministratori sindaci che non sanno che esiste un team a Palazzo Chigi per la trasformazione digitale Ovviamente non è il caso di Trento. Ecco, quello che potete fare è aiutarci con i... Questo gli dice, Piacentini, smettila! È questo che mi stanno comunicando. Fortemente. Quindi, i primi due sono i siti... Che raccolgono le informazioni di tutto quello che abbiamo fatto, il nostro Twitter account, il nostro LinkedIn account. Se anche voi sapete usare questi strumenti, aiutateci a diffonderli. Grazie. Sono anche stato nei 35 minuti. Grazie a Diego Piacentini. Trasmetteremo il suo messaggio. Io mi sono scongelato. Sì, adesso <ride> Trasmetteremo il suo messaggio al Sindaco di Trento, peraltro abbiamo diversi testimoni tra i nostri ospiti e nel pubblico c'è anche l'assessore del Comune di Trento, Chiara Maule, che tra li delega anche l'innovazione. Ci ha raggiunto nel frattempo anche il vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento, Alessandro Livi, che chiamiamo per anticipare il suo saluto. Grazie, buongiorno a tutti. In realtà, non tanto le campane, ma la sirena l'avevano prevista per me col timing, <ride> e quindi. Faccio come se il mio intervento non debba andare oltre davvero un saluto ai nostri prestigiosi ospiti, grazie soprattutto a Confindustria Trento che ha voluto aggiungersi a queste giornate di riflessione, di dibattito, di confronto, dimostrando quello che adesso ci diceva Biacentini, cioè noi non costruiremo un'agenda digitale, non costruiremo comunità rapide, veloci. Ed efficienti se questa responsabilità la affidiamo unicamente al pubblico. Abbiamo bisogno di un grande patto, un patto di reciprocità. Il pubblico deve fare questo sforzo di investire nelle tecnologie per raggiungere livelli di efficienza, di trasparenza, per avvicinare sempre di più i cittadini alla pubblica amministrazione, accorciare la distanza che c'è tra i servizi che eroghiamo e i nostri. Utenti, la deve fare con una visione strategica, eh, ma no, da soli non possiamo farcela, c'è bisogno che le tecnologie vengano fornite dal fermento che gli imp le imprese dell'ICT possono produrre se si sentono dentro questa sfida comune. Il Trentino, come è stato credo riconosciuto anche sul versante di una dimensione forte del tessuto aziendale. Ha prodotto questo interscambio di domanda pubblica, di beni e servizi, che ha fatto crescere e fa crescere un sistema non a canne d'organo, ma evidentemente che dialoga. Eh, noi stiamo facendo uno sforzo molto importante in questi anni, abbiamo iniziato, devo dire, quando parlare di intelligenza digitale sembrava insomma essere un po' visionari anche. Oggi sappiamo di dover offrire anche al sistema paese. Le nostre migliori pratiche, non in una ottica di costante competizione a chi arriva primo, le cose le dobbiamo fare assieme, siamo perfettamente convinti. Crediamo però che attingere no? alle buone pratiche dei territori, laddove si sono anche sperimentate applicazioni importanti, noi abbiamo applicazioni che spaziano dalla pubblica amministrazione alla sanità alla scuola, può essere un, una cosa importante per raccogliere evidentemente questo tipo di giacimento di saperi no? e, di, e di competenze che nel frattempo sono andate a depositarsi. Un'ultima considerazione è quella che immagino anche altri avranno fatto, è quella sulle infrastrutture. Ecco, per noi agenda digitale vuole anche dire portare, come stiamo portando con uno sforzo in questi ultimi anni, eh, e che con, si concluderà tra il 2020 e il 2021, internet veloce, come sapete, su tutto il territorio del, della nostra comunità, che non è poi la stessa cosa di farlo in un interland urbano, evidentemente, perché portare eh, le infrastrutture in, in un territorio eh, orograficamente ingeneroso, anche se è bellissimo dal punto di vista del paesaggio, significa dimostrare che per noi eh, agenda digitale vuol dire soprattutto fare in modo che ogni cittadino, ogni impresa, soprattutto io mi occupo nella giunta di sviluppo economico, sia nella condizione di stare dov'è, di mantenere le radici sul proprio territorio e di essere però per questa connessa. Anche questa è soprattutto agenda digitale e lo possiamo fare grazie a un forte investimento pubblico e al ruolo anche di spinta che le imprese, anche qui in Trentino, non ci hanno mai fatto mancare. Buona giornata. Grazie dunque ad Alessandro Livi, noi proseguiamo con il nostro programma, andiamo dunque all'intervento di Enrico Cereda, presidente Steering Committee, piattaforme digitale, pubblica amministrazione ehm, di confindustria digitale, scusate, amministratore delegato IBM che ci racconta il progetto Sistema Paese 4.0. Un cantiere per fare funzionare meglio l'Italia. Nel frattempo, i contenuti che vengono condivisi quest'oggi vengono anche visualizzati da Visual Stories nella lavagna che vedete laggiù, che sarà poi esposta nel corso della durata della manifestazione. Prego. Grazie, grazie a tutti e grazie per la partecipazione. Io adesso devo passare a una fase, come diceva Diego prima, di scongelamento per i prossimi 3-4 minuti. E se prima Diego dubitava se questa era la temperatura di Data Center o meno, ecco, è una certezza, probabilmente è anche più bassa la temperatura che oggi c'è qui rispetto a quella che c'è nei Data Center. Però detto questo, ringrazio anche naturalmente Confindustria Tento per la disponibilità e per la possibilità di parlare di questi temi all'interno di, di questo importante evento. Perché Confindustria Digitale ha voluto affiancare il team della trasformazione digitale? per questi eventi, perché naturalmente come Confindustria, come Confindustria digitale, noi pensiamo che la pubblica amministrazione deve e dovrà sempre di più in futuro giocare un ruolo fondamentale, essenziale nella trasformazione del nostro Paese. Nella chart del commissario, una delle ultime chart, c'era quella che le imprese, le imprese CT, Sicuramente hanno la possibilità di sviluppare dei nuovi servizi, quindi di sviluppare una nuova domanda per la pubblica amministrazione. Questo è vero ed è quello che ci auguriamo che succeda poi nel prossimo futuro per la crescita delle aziende IT. Ma ancora più importante penso che il tema della trasformazione digitale, il tema della pubblica amministrazione debba essere un tema che deve essere caro a tutti noi, indipendentemente che se lavoriamo in un'azienda privata in un'azienda pubblica o, come tutti siamo, dei cittadini italiani. La trasformazione di questo Paese passa anche e soprattutto nella trasformazione della pubblica amministrazione per creare più efficienza e per erogare i servizi ai cittadini in modo più semplice e naturalmente anche più veloce. Quindi guardiamo un attimino gli obiettivi che ci siamo dati come Confindustria Digitale per cercare di supportare poi il, eh, la trasformazione di questo piano. E qui, eh, a mio avviso, il titolo che abbiamo dato per questo evento e per gli eventi che stiamo facendo sul territorio è molto esemplificativo. Parliamo di Sistema Paese 4.0, un titolo semplice che molti dicono, ma cosa vuol dire? Però a mio avviso quattro significati essenziali. Uno sistema e quindi... Non c'è la pubblica amministrazione che deve trasformare la pubblica amministrazione, o dobbiamo essere tutti come cittadini, come imprese a trasformare la pubblica amministrazione. Quindi è fare un patto con la pubblica amministrazione per far crescere poi il Paese. La seconda parola, anzi le prime due lettere, è pubblica amministrazione, però perché deve essere centrale la pubblica amministrazione e qui il sindaco ci ha dato anche alcuni dati. Se avessimo una pubblica amministrazione più efficiente a livello dell'Estonia avremmo anche... Delle efficienze che potremmo reinvestire in, in altri progetti. Un'altra parte significativa di questo titolo è il Paese. Di nuovo, dobbiamo trasformare questo Paese e lo dobbiamo fare, a mio avviso, anche attraverso questi progetti. Questo progetto, e qui vengo all'ultima all lettera, agli numeri 4.0, dobbiamo cercare di fare, fare il salto di qualità, il next step a questo Paese. È il digitale, oggi. Ci permette di fare il salto di qualità a questo, a questo paese. Io ho pochissime charte, quindi sarò velocissimo, ma vorrei illustrarvi poi appunto il progetto Sistema Paese 4.0 che Confindustria Digitale, insieme naturalmente a Confindustria, sta portando sul territorio. Come diceva prima Diego, questa è la terza tappa dopo quella inaugurale di Perugia. L'altro giorno siamo stati a Taranto, io non c'ero, però mi dicevano i colleghi che c'era una temperatura completamente diversa rispetto a questa. Oggi fa un attimino più freddino, però detto questo va bene anche, va bene anche Trento, naturalmente, e poi naturalmente seguiranno poi gli altri, gli altri step. Quindi questo funziona benissimo, eh, Diego? Come... Diego, questo funziona perfetto. perfetto. Quindi, No no no, 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 non facciamo ancora questi... È, tro è troppo avanzato per essere vievole. <ride> Sistema Paese 4.0, l'ho già detto prima, è un, un paese che vogliamo, è, un, è un progetto che vogliamo portare sul territorio per far crescere la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione deve diventare il traino per la trasformazione di questo Paese. Queste sono un po' le tappe che abbiamo già fatto. Io ho detto tre tappe, in verità abbiamo fatto anche Milano, però l'obiettivo nostro... Non è di stare a Roma-Milano, a Roma-Milano di eventi e di comunicazione, di eventi di questo genere ce ne sono tantissimi. Il nostro obiettivo è quello di percorrere lo stivale, su, giù, a sinistra, a destra, per coprire il territorio italiano e quindi per portare poi il progetto che il commissario straordinario... Diego Piacentini ha eh, lanciato in questi, in questi ultimi, mesi, negli ultimi 18 mesi per portarlo sul territorio. Non deve essere un progetto che sta a Roma, a Palazzo Chigi, ma deve essere un progetto che deve essere poi portato sul territorio perché sappiamo benissimo quanto le amministrazioni locali sono importanti nella trasformazione del, del, nostro, del nostro paese. L'ho già detto prima, eh, qui non dobbiamo fare. Guardare indietro cose fatte male, cose fatte bene, eh, cancellare leggi precedenti, eccetera. Eh, dobbiamo fare un patto, un patto degli italiani, un fare sistema pubblica amministrazione con le aziende, con le aziende private, con i cittadini per portare questo paese a un posto che merita in qualsiasi graduatoria, che sia la graduatoria ranking della digitalizzazione piuttosto che altre cose. Ma soprattutto dobbiamo porre al centro il cittadino quindi potendo eh, al centro cittadino e di nuovo utilizzando due termini a mio avviso che sono importanti velocità con un click, due click massimo tre giusto Diego si deve cercare di fare tutto e poi semplicità velocità e semplicità devono essere alla base dei servizi che dovranno essere erogati nel futuro alla pubblica amministrazione mi piace anche utilizzare ah ahia, yeah, incomincio ad avere problemi no 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 mi piace utilizzare anche eh, questa, questa chart per rendere visibile poi, anche in una chart con delle immagini, che cosa poi sta facendo il team della trasformazione digitale. Eh, allora, noi possiamo pensarlo come eh, fino a pochi mesi fa, prima dell'avvento, prima della costruzione di questo progetto, come dove ognuno, ogni amministrazione faceva i suoi progetti eh, a sé stanti senza avere una visione. Ecco, a mio avviso, negli ultimi mesi quello che ci ha dato il team della trasformazione digitale è quello di avere una visione di quello che si sta facendo, di porre le basi, di costruire delle strade, delle autostrade, per cercare poi di erogare servizi su queste autostrade che il team sta facendo. Eh, Diego prima ha parlato dell'NPR, di PagoPA, di altri servizi, quindi si pongono le basi per avere questi servizi e poi naturalmente le amministrazioni. Locali devono costruire sopra dei servizi. Però penso che questo sia fondamentale nel ruolo poi che il progetto, il progetto che sta, portando, sta portando avanti. Allora, alcuni esempi che sono già stati citati prima. Eh, quando parliamo di NPR, ma mh, perché eh, dobbiamo fare l'NPR? Perché ogni comune, perché ci piacerebbe che ogni, ogni comune adottasse l'NPR? E i motivi sono semplici. Oggi, quando dobbiamo fare un trasferimento, l'Anagrafe eh, ci vogliono giorni, ci vogliono settimane, eh, c'è molto lavoro manuale. Ecco, con questo nuovo progetto l'obiettivo è quello di avere un flusso automatico tra le varie amministrazioni quando poi ci sono delle variazioni di indirizzo oppure delle variazioni di città, ma su, soprattutto poi dare questa informazione a tutte le, eh, le, le istituzioni che lavorano sul, sul su, sull'anagrafi è un progetto importante che ci permette poi di mettere a fattor comune alcuni dati e soprattutto di automatizzare certi processi che di nuovo oggi vengono ancora fatti manualmente e questo ci dà la possibilità io vengo da un mondo delle banche dove esisteva Diego la circolarità che quindi da, da qualsiasi agenzia bancaria di una certa banca si poteva prelevare comunque conosce, conosceva e conosce comunque lo stato di ogni cliente ecco l'NPR si pone l'obiettivo che in qualsiasi comune poi io eh, sia posso vedere la mia situazione e quindi in quale comune e con quali credenziali sono, eh, sono logato quindi questo è un passo fondamentale poi nella trasformazione della pubblica amministrazione eh, il cloud eh, il cloud non dobbiamo adottare il cloud perché dobbiamo adottarlo, dobbiamo adottare il cloud perché il cloud ci dà a livello di infrastruttura e poi a livello di servizi quella flessibilità e quindi qua parlo più che altro forse ai tecnici, quella flessibilità che le infrastrutture di ieri e in certi casi anche quelle di oggi non ci permettono di fornire. Quindi eh, il, grazie al cloud poi sono, è possibile erogare tutta una tipologia di servizi che di nuovo permettono di fare le cose più velocemente e con semplicità, sempre ponendo al centro il, il cittadino. Parliamo di Analytics in Cloud o parliamo in alcuni casi di DAF. Eh, C'è un gran parlare in questi ultimi giorni di tutte le tematiche dei big data, intelligenza artificiale, eccetera. Ecco, senza arrivare all'intelligenza artificiale, che probabilmente nella pubblica amministrazione sarebbe un salto quantico in questo momento, però facendo un passo intermedio, sicuramente quello di avere tutta una base di dati, eh, di analytics, che poi possono essere messe a disposizione del cittadino, questo è un fattore fondamentale nella crescita poi del nostro, eh, del nostro Paese. Sicurezza. Abbiamo parlato e abbiamo visto sui media in questi giorni quanto sono importanti eh, le tematiche di sicurezza. Le tematiche di sicurezza che hanno degli impatti a livello economico. Ma di nuovo, tornando ai fatti che sono successi ultimamente, degli impatti anche a livello sociale. Ecco, la sicurezza deve essere sempre al centro di questo progetto, perché deve garantire poi eh, certi livelli di affidabilità delle nostre, delle nostre transazioni. Eh, ha parlato Diego prima del documento elettronico. L'importanza penso che sia nota, sia nota a tutti: non solamente per le truffe degli attuali, degli attuali sistemi, ma per dare poi un valore aggiunto. Poi a eh, ogni cittadino. Eh, L'importanza delle competenze e skill, e qui, e qui concludo. Eh, a mio avviso, oggi quello che sta succedendo nel nostro paese, eh, caro Diego, è che nel dibattito politico, anche, eh, soprattutto in queste ultime elezioni, è mancato poi il tema del digitale. Il tema del digitale, è che non deve essere visto un tema per i tecnici. Ma oggi il digitale è fondamentale per tutte le nostre aziende e naturalmente anche per la pubblica amministrazione. Il digitale è importante di nuovo non solamente a livello economico, perché ci permette di fare dell'efficienza o perché ci permette di creare dei, eh, dei nuovi servizi, ma il digitale avrà degli impatti, e quindi parliamo anche di intelligenza artificiale, dal punto di vista sociale. E quindi torniamo al discorso degli skill, torniamo al discorso delle competenze. Oggi avere delle competenze, degli skill aggiornati che siano in grado di affrontare queste sfide è fondamentale di nuovo, non solamente dal punto di vista economico, ma dal punto di vista, dal punto di vista sociale. E qui probabilmente noi come aziende stiamo facendo tanto, potremmo fare di più, forse sì. Ma soprattutto potremmo affiancare la pubblica amministrazione a costruire tutta una serie di competenze che oggi mancano. Se io guardo all'interno della mia azienda, abbiamo assunto negli ultimi 12-18 mesi 600-650 risorse, ma la domanda è: avrei potuto assumerne di più se avessi trovato gli skill giusti? E quindi questo è un tema fondamentale e, tra l'altro, va ne va anche della nostra competizione, competizione tra virgolette con le altre nazioni europee. Oggi noi sforniamo, se ricordo bene, circa 8.000 diplomati dagli istituti tecnici, dall'ITS, ne servirebbero molti di più, la Germania ne sforma 700-800.000, quindi c'è un rapporto veramente eh, che, fa, che fa spavento. Quello che ci proponiamo noi come Confindustria è cercare di triplicare nei prossimi 24-36 mesi questi numeri, ma anche triplicandoli probabilmente non saranno necessarie. Quindi serve uno sforzo comune e di nuovo anche qui l'importanza di fare sistema per cercare di aumentare queste competenze sia nella scuola secondaria e naturalmente anche nell'università. Questo è un tema fondamentale di nuovo che a mio avviso è stato sottovalutato recentemente nel dibattito politico. Ed è un tema fondamentale per il nostro prossimo futuro. Futuro che non stiamo parlando da qui a 5-6 anni. Futuro intendo nei prossimi 18-24 mesi. Se noi come paese non saliremo sul treno della trasformazione digitale, delle competenze, degli skill, perderemo un treno e sicuramente ne ne passerà un altro. Quindi, a mio avviso, dobbiamo fare sistema e qui l'impegno di Confindustria, di Confindustria Digitale, per affiancare il team trasformazione digitale e naturalmente poi nei prossime settimane nei prossimi mesi andremo sul territorio a cercare di fare eventi come questo e di divulgare poi il verbo della trasformazione digitale. Grazie a tutti. Grazie anche ad Enrico Cereda. Io inviterei i nostri relatori ad accomodarsi in platea, possono recuperare anche cappotti e sciarpe a questo punto. Beh. Mentre noi ci dedichiamo alla fase del dibattito che è aperto alle domande del pubblico, eh, ma che apriamo con una serie di interventi eh, che ci raccontano perché e come il Trentino è effettivamente già una comunità smart. Iniziamo dunque con l'intervento di eh, Cristiana Pretto della provincia autonoma di Trento, che ci parla del portale territoriale dei servizi online e degli strumenti di autenticazione in rete. Prego. Grazie, funziona? Sì. Eh, chiedo, non ho riferimenti temporali, quindi una cortesia, magari non campane, non sirene, ma un cenno veloce. Un cenno ai cinque minuti. Quando devo chiudere. D'accordo. Grazie. Allora parlo a nome della provincia autonoma di Trento, quindi quello che vorrei in questi pochi minuti darvi è qualche cenno eh, sul dentro il nostro sistema territoriale, in un sistema paese, di qual è il ruolo che ha svolto l'ente in questo processo di sinergia non solo con il privato ma soprattutto con gli enti del territorio. Ehm... Su cosa in particolare voglio concentrarmi? Sulle piattaforme abilitanti e sul modo in cui la provincia ha lavorato per rendere queste piattaforme abilitanti disponibili a tutti gli enti del territorio, quindi penso non solo agli enti e alle amministrazioni comunali ma anche alle altre, in modo che questi potessero poi erogare servizi direttamente ai, ai cittadini e alle imprese. E tra l'altro molte di queste piattaforme sono state evidentemente già citate da chi mi ha preceduto e in particolare dal, dal commissario Piacentini. Um, abbiamo approfittato e il, questo lavoro è confluito in un documento unitario approvato dalla Giunta a febbraio del 2018 che ha dato conto dello stato di avanzamento dell'agenda digitale sul territorio. E soprattutto approfittando di alcuni momenti specifici di assessment fatti con il team e con, ehm, e con Agid per capire quanto le attività eh, del, del territorio diciamo, fossero allineate al piano triennale che era stato approvato a, a maggio del 2017. In questa logica, già chi mi ha preceduto l'ha richiamato, di uscire da una logica a silos e a canne d'organo per invece improntare attività che abbiano a centro e come focus proprio il cittadino, quindi a partire dalla costruzione dei, dei servizi. Eh, questa è una rappresentazione, del, sicuramente la, la conoscete, di qual è il quadro, il modello strategico imposto dal piano triennale. E a seguire la declinazione, mi, mi, mi permettetemi, rispetto al quadro di riferimento ehm, locale, diciamo, in, un, eh, in uno schema che vede, ehm, vede in basso la parte più di infrastruttura, e invece vede al, nella parte iniziale, nella parte proprio quella che vedete in rosso, quella che è l'interazione telematica e il rapporto col, col cittadino, compreso l'utilizzo dei meccanismi di identità digitale prima citati. Eh, mi preme soprattutto passarvi questo concetto e darvi poi a seguire anche alcuni volumi rispetto all'esito che il ruolo svolto sul territorio come soggetto aggregatore ha, ha prodotto, citando e fornendovi anche alcuni dati rispetto all'uso e alla diffusione delle piattaforme abilitanti sul territorio. Prima abbiamo citato e li richiamo anch'io alcuni dati il tema dei pagamenti elettronici nei confronti della pubblica amministrazione ma anche il tema della, della fattura elettronica. Sostanzialmente in questo ruolo di soggetto aggregatore di hub sul territorio la provincia già dal 2015 ha eh, reso disponibile un'unica piattaforma che si interfaccia con il nodo nazionale rispetto al quale sono, aderiscono sostanzialmente la gran parte, la totalità degli enti del territorio. Abbiamo 328 pubbliche amministrazioni aderenti e di, su 328 315 sono già, sono già operative. Qual è qui il tema? Non è tanto la disponibilità, lo ricordava prima anche il commissario, delle infrastrutture, perché le infrastrutture e le piattaforme ci sono e sono rese disponibili, ma è proprio il tema dei servizi, per cui attualmente tramite il nodo provinciale collegato al nodo nazionale è possibile effettuare tutta una serie di attività, eh, sono citati il caso del, del pagamento della Tari, dell'Imis e delle sanzioni amministrative le, le multe. Il sistema deve crescere introducendo e aggiungendo nuovi servizi e soprattutto facendo in modo che siano favoriti anche gli enti, ehm, gli enti pubblici che usano, specialmente rispetto al tema dei, eh, della riconciliazione e dell'integrazione con i propri sistemi contabili. Analogamente siamo partiti nel 2015 per gestire il tema anche qui con un ruolo di mh, hub intermediario sul territorio della, della fattura elettronica. Abbiamo 300 enti che fruiscono del servizio e, questo è il dato del 2017, 325.000 documenti gestiti dal nodo provinciale di fatturazione elettronica. Anche in questo caso la grande sfida per il 2018 e per gli anni successivi è aumentare il numero di servizi e favorire l'integrazione con i sistemi contabili, sistemi contabili degli enti. Ancora abbiamo parlato prima di interazione telematica con i, con i cittadini e con le imprese, anche qui il ruolo della provincia è stato di aggregatore territoriale, quindi un unico portale territoriale dove possono essere esposti i servizi pubblici di tutti gli enti. Un'unica piattaforma che può essere usufruita da, da cittadini e imprese. Attualmente abbiamo un unico quindi, catalogo di servizi, sono quasi 70 se comprendiamo anche l'accesso diretto da alcuni servizi nazionali, tipo quello dell'Agenzia delle Entrate. E, mm, abbiamo un, un livello di accessi al portale, i dati che vedete, i quasi 670.000 sono riferiti al 2017, e direi estremamente significativo. Eh, come accedono al portale in modalità sicura? Attualmente sul territorio ancora la gran parte degli accessi viene gestita tramite il sistema di identificazione che è garantito dalla tessera sanitaria. La tessera sanitaria abilitata, anche qui il progetto è un progetto di sistema, siamo partiti nel 2012 parallelamente sia con lo strumento di accesso ai servizi che con lo strumento di identificazione sicura. Abbiamo attualmente quasi 120.000, 117.122 tessere abilitate. Stiamo cercando di capire in questo senso, stiamo già interloquendo col, col team, ma approfitto della presenza del commissario per ribadire la richiesta di capire quanti sono i soggetti che sul territorio hanno speed. Mi pare prima di aver sentito una percentuale del 22%, corretto. Ecco, questo è molto utile per noi perché eh, in modo contempistiche anche abbastanza veloci siamo partiti molto rapidamente, nel 2016 abbiamo firmato la convenzione. Questo eh, esempio è particolarmente interessante perché abbiamo fatto da intermediario non solo tecnologico sul territorio ma anche amministrativo. Cioè abbiamo come provincia sottoscritto un unico accordo quadro con Agid, a cui tutti gli enti del territorio attualmente sono quasi una decina di comuni, c'è l'azienda sanitaria e il comune di Trento è stato il primo soggetto. Che ha aderito e abbiamo soprattutto lavorato in modo unitario sull'infrastruttura. Quindi abbiamo eh, reso compatibile la nostra infrastruttura di identificazione che già utilizzava il sistema della, della tessera sanitaria con SPID. Quindi, già nei primi mesi del 2017, abbiamo SPID tutti i servizi, all'epoca erano già circa una sessantina, offerti dagli uffici della provincia. Mano a mano che gli enti, i comuni, gli altri enti del territorio aderiscono con questo meccanismo di adesione. Semplificato alla, alla convenzione con Agid, possono anche loro esporre servizi nuovi o quelli che hanno già tramite SPID. Il grosso problema che abbiamo adesso è capire come favorire la diffusione di SPID: in questo senso, i dati anche solo in termini percentuali o numerici, di quali sono i soggetti che sul territorio hanno le credenziali SPID, oltre ad avere già una tessera sanitaria attiva, sarebbe estremamente, estremamente importante. E come per le altre piattaforme che ho citato prima, anche qui il tema, l'infrastruttura c'è, la disponibilità c'è, gli investimenti, anche questo non è da sottovalutare, sono stati fatti una volta sola e poi vengono resi disponibili a tutti gli enti del territorio. In questa logica di sistema territorio dentro un, un sistema paese complessivo, il tema è far crescere i servizi, quindi far crescere i servizi che vengono esposti da tutti gli enti del, del, del territorio e fare in modo che siano tutti accessibili, accedibili con questa questa modalità sicura quindi da questo punto di vista ehm, aspettiamo i dati almeno appunto in termini numerici per capire anche che tipo di, di scelte fare in futuro non dimentichiamo che abbiamo quasi 120.000 cittadini che usano e sono già estremamente abituati credo poi ne parlerà anche il collega dell'azienda sanitaria a usare lo strumento della tessera sanitaria come strumento identificativo anche perché anche questo va detto, per risolvere la questione dell'accesso in mobilità ai servizi siamo partiti con questo sistema di autenticazione federata nel 2012, ma già nel 2015 abbiamo reso disponibili anche sistemi in mobilità tramite in particolare una app OTP e un, un, un altro sistema di, di, di sicurezza. E proprio in questi giorni è in sperimentazione eh, anche la, la nuova app per l'accesso ai servizi della, della sanità elettronica. Tra l'altro quei servizi sono i più utilizzati, cioè fatto 100, il totale degli accessi che solo nel primo trimestre sono stati più di 250.000, quasi il 70% degli accessi effettuato sia con la tessera sanitaria che col sistema di autenticazione SPID riguarda l'accesso ai servizi della sanità digitale. Quindi evidentemente è un, è un tema estremamente sentito. Eh, mi piace citare anche, l'hanno richiamato anche chi mi ha preceduto questo tema, il tema dei dati, perché è un tema che specialmente nella relazione, relazione con le imprese eh, ha delle, delle grandissime potenzialità. Anche qui la logica è stata quella di logica territoriale e di hub, per cui abbiamo costruito nel 2013 un unico catalogo di dati che si è da subito interfacciato col catalogo nazionale e anche col catalogo europeo. I dati sono aggiornati a ieri. Ho notato subito che sono un po' meno aggiornati rispetto a quelli che ha citato il commissario. Io li ho presi dalla, dalla dashboard. Se, sono, se ci sono errori, sono insomma legati solo a una mia, un mio errore di trascrizione. Però mi piace sottolineare che su questo tema, vedete, il dato prodotto dal sistema Trentino sono oltre 6.000 dataset, dato aggiornato a, a qualche giorno fa. Più di metà, tra l'altro, sono dati che provengono dal sistema delle autonomie locali, quindi dataset che vengono da lì. Infatti 20.000, ieri sera erano 20.124, se non ricordo male, dalla dashboard del, di aggiornamento del team digitale, produciamo come sistema territorio quasi un terzo dei dataset che vengono poi esposti anche sul, sul catalogo, catalogo nazionale. Abbiamo in corso collaborazioni relativamente al, al DAF e soprattutto nel contesto di un progetto europeo dove collabora la provincia ma anche il sistema delle autonomie locali abbiamo ehm, in animo, e questo è davvero fondamentale anche in questo contesto, di capire meglio quale sia il rapporto tra domanda di dati e offerta di dati. Perché questi dataset sono molti, in realtà dobbiamo cercare di capire meglio quali sono i dati che chiedono le imprese per costruirci evidentemente situazioni di, di business dentro un mercato unico digitale, quale è quello in cui siamo tutti immersi. Eh, vorrei citare come ultimo, se ho ancora qualche secondo, una piattaforma che non è una piattaforma inserita nel piano triennale, quindi non è di per sé una piattaforma abilitante di quelle previste dal, dall'ordinamento nazionale, ma è una piattaforma locale, una piattaforma proprietaria di mh, protocollo e gestione documentale, che però ha dei numeri estremamente rilevanti anche qui in una logica di. Ehm, sistema territorio perché eh, coinvolge quasi tutti gli enti sul territorio, cioè 340 enti sul territorio, davvero quasi tutti, utilizzano la stessa piattaforma di protocollo e gestione documentale. Sulla quale, evidentemente, continuiamo con l'aiuto delle del, dell imprese, evidentemente a costruire funzionalità, non ultimo la firma digitale, in modo che venga utilizzata da tutti. Dato 2017 abbiamo circa. Un po' meno di un milione di documenti firmati digitalmente, ma la volontà è di arrivare entro il 2018 ad avere tutti i documenti firmati digitalmente in modo da avere un ciclo completo di formazione, sottoscrizione, evidentemente anche produzione e conservazione del, del documento digitale. Perché la cito? Perché è una piattaforma che potrebbe candidarsi o diventare anche una piattaforma di, di uso anche extraterritoriale, non a caso è nel catalogo del riuso, prima si citava anche questo. Tema fondamentale e è già in riuso a diversi ministeri e comunque ad almeno una decina circa di eh, amministrazioni. Tra l'altro, anche qui, e poi davvero chiudo: eh, utilizzare questa piattaforma come le altre citate consente in questo meccanismo di transizione al digitale di chiudere completamente un cerchio, perché in questo caso parliamo appunto della gestione documentale, consente di completare e di rendere. Interamente digitale il documento fino al destinatario finale, perché prima abbiamo parlato di pagamenti, abbiamo parlato di fatturazione. In questo caso si tratta di mettere in relazione dati e documenti del, del patrimonio documentale dell'ente con, in un'ottica amministrativa, con il destinatario finale fino al punto. Di evitare di mandare, non dico, carta, ma neanche documenti digitali tramite PEC o altri sistemi, ma addirittura renderli disponibili direttamente in un'area dedicata o comunque anche qui in un'area web che completi a tutto tondo l'interazione digitale col cittadino, con l'impresa, che all'amministrazione chiede qualcosa. Grazie. Sì. Grazie a Cristina Fretto per la sua illustrazione. E io chiamo a intervenire per il suo pitch in questo caso Ettore Turra per l'appunto dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che ci spiega quali sono i servizi online per l'appunto della PSS. Le lascio microfono. Sì, grazie. Ettore Turra, Dipartimento Tecnologie dell'Azienda Sanitaria e diciamo che nel mio ruolo di responsabile dell'IT, io ho tre gruppi di interlocutori o stakeholder. Vado avanti. Principali. I miei colleghi della linea clinico-sanitaria, quindi i medici e gli infermieri, se volete, eh, l'organizzazione dell'azienda, il management, i servizi di supporto e ovviamente i cittadini e i pazienti. Questi tre gruppi di stakeholder hanno dei bisogni molto diversificati. I medici e gli infermieri vogliono essenzialmente esprimere al meglio le proprie competenze professionali e eh, usare dei sistemi che gli facciano risparmiare tempo. Eh, L'organizzazione dell'azienda sanitaria ha l'obiettivo di ottimizzare i costi e la sicurezza dei servizi offerti e il cittadino da un lato certo vuole qualità della salute, quindi esiti, ma sempre di più, anche ricorrendo al sistema sanitario, un tipo di esperienza sempre connessa, in tempo reale, ehm, senza tempi di attesa, che finora diciamo, è più propria della nostra esperienza di consumatori. Quindi nel rispondere a questi bisogni eh, la sfida qual è? La sfida, eh, qui ho detto un po', rendere facile la complessità. Noi dobbiamo eh, consegnare diciamo, ai nostri cittadini ai nostri pazienti eh, dei servizi che devono essere immediati, eh, sicuri sicuramente e, e anche continuativi, quindi molto affidabili. E questo se volete è un po' la punta dell'iceberg, quello che vede il cittadino. Eh, nel fare questo gestiamo milioni di dati di transazioni di migliaia di persone attraverso un'infrastruttura dei processi interni, che è anche molto legacy devo dire, che è estremamente complessa. Eh, come abbiamo fatto quindi eh, per arrivare a questo? Noi abbiamo affrontato un percorso per fasi. La prima fase ha avuto l'obiettivo di condividere i dati dei pazienti e dei cittadini all'interno delle nostre strutture, quindi molto rivolte ai professionisti interni. Qui abbiamo lavorato su applicazioni quali l'anagrafica centralizzata, che è fondamentale, sistemi come quello di laboratorio, di radiologia, piuttosto che il sistema informativo ospedaliero, che viene utilizzato da 4.500 utenti, sia negli ospedali sia anche nelle strutture convenzionate, che questo è un dato importante. E il risultato di questa fase è una fonte dati che chiamiamo repository dei referti, che contiene oggi eh, oltre 90 milioni di documenti digitali, quindi referte, lettere di dimissioni, eh, esami e via dicendo. Eh, la fase successiva è stata quella di eh, orientarci verso la collaborazione. Eh, qui sbaglio completamente il. scusate. È sotto, probabilmente. Sì, sì, no, semplice. Eh no, è che adesso. No. Mandaresti Ma avanti per favore, che forse l'ho bloccato io stavolta. Ecco. <ride> Ancora? Grazie, scusate. Quindi, professionisti esterni, medici di medicina generale, pediatri, medici dell'RSA, eh, le farmacie territoriali. Qui due progetti Cito, il primo si chiama Ampere ed è un servizio di interoperabilità attraverso il quale noi depositiamo direttamente nei computer dei medici, di medicina generale, dei pediatri, ehm, risultati che sono nel momento stesso in cui vengono prodotti dai diversi sistemi. Il secondo progetto che mi viene in mente, anche questo ha un bel valore per i cittadini, è la dematerializzazione delle ricette. Cioè, Tretino, è stata la prima regione italiana già dal 2015 dove Uh, un medico prescrive un farmaco, il cittadino va in farmacia senza passare dal medico gli viene consegnato di fatto la, la sua, eh, il suo farmaco. Entrambi questi, questi esempi chiaramente hanno un forte impatto in termini di tempo risparmiato per i medici e per i cittadini e quindi anche eh, di costi ovviamente. Fase successiva è quella, se non andate avanti... Eh, Proprio di in interazione diretta con i cittadini. Qui l'esperienza che adesso riporto è quella della cartella clinica del cittadino, è un portale, sono due servizi che si chiamano Track e Fast Track: un portale attraverso il quale eh, i cittadini accedono al proprio fascicolo sanitario elettronico, ma possono anche inserire in modalità sicura, con autenticazione eh, anche SPID, eh, dati relativi alla propria salute e anche condividerle con le persone di fiducia. Qualche risultato? Ehm, cartella clinica del cittadino, i due servizi Track e Fast Track nel 2017 sono stati usati da 300.000 eh, persone che hanno consultato, scaricato eh, oltre un milione di referti, un numero con ecco, volumi in crescita rispetto all'anno scorso. In termini di performance, è utile notare che. La metà dei cittadini accede a questi referti entro 24 ore dalla loro produzione, questi documenti entro 24 ore dalla loro produzione, e in buona massima parte eh, negli orari in cui i nostri sportelli sono chiusi, come nell'esempio di prima della domenica. No? Quindi penso che ci sia un valore anche in questo. Eh, le ricette online oltre il 4 milioni e mezzo, quindi oltre il 90% di quanto vengono prodotte sulla nostra farmaceutica. Cito mh, da ultimo il fatto che noi abbiamo eh, utilizzato questo portale anche per affrontare un tema che, come sapete, è stato critico in tutte le regioni: la famosa consegna dei certificati, quelli di conformità, di identità eh, vaccinale, eh, obbligatori per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia. Quindi, avere un portale diciamo, a disposizione può essere utile anche per, questi, chiaramente per queste necessità. Visione futura, eh, essenzialmente noi a questo punto vorremmo chiudere diciamo, il cerchio intorno al cittadino e affrontare un problema che è proprio tipico di tutti i sistemi sanitari, cioè ingaggiare le persone quando sono in salute, continuare ad essere collegate alle persone, ai cittadini, quando devono affrontare un evento di cura. E eh, continuare ad esserlo anche nella loro transizione, se vogliamo, nel loro tornare alla situazione di partenza che può essere di salute piuttosto che di cronicità. Qui due o tre progetti eh, che abbiamo già intrapreso: il primo è stato citato anche da Cristiana, ho parlato dell'accesso alla sanità tramite portale, adesso c'è l'evoluzione mobile, proprio oggi viene annunciata la disponibilità della nuova app in ambiente sia Android che iOS. Sulla parte bassa un progetto molto innovativo che si chiama ETOM, questo è un progetto per una soluzione che nasce nativamente cloud e mobile, abbiamo sfruttato diciamo, una piattaforma di mercato di sviluppo ad alta produttività e attraverso questa, questa soluzione i nostri operatori vanno a domicilio possono consultare la storia clinica del paziente riportare dati in tempo reale questi dati vengono immediatamente resi disponibili anche agli altri operatori insomma è una, è una piattaforma molto innovativa rispetto alla quale c'è molta soddisfazione e infine andando un po' alla parte se volete un po' di wellness ovvero sia di ingaggio delle persone sane è proprio partita in questi giorni in fase sperimentale un nuovo programma che si chiama Salute Più che ha voluto fortemente il nostro assessorato. Che, se volete, basate su, su una app che intende promuovere degli stili di vita sani anche con meccanismi un po' di incentivazione di collaborazione sociale che sono un, un po' tipici del, diciamo del, del mondo anche consumer, anche questi, se vogliamo. E per finire. Eh, mi piace pensare che eh, alla fine se i servizi funzionano i cittadini li usano ottimisticamente vi ringrazio per l'attenzione grazie Ettore Turra andiamo al prossimo pitch, 5 minuti anche per l'intervento di Andrea De Maria eh, dell'istituto poligrafico Zecca dello Stato e già da sciarretta della fondazione Bruno Kessler che ci parlano dell'autenticazione da dispositivi mobili con la carta d'identità elettronica 3.0. Il palco anche per loro. Buongiorno a tutti, uh, io sono Andrea De Maria del Poligrafio, l'Istituto Poligrafio Zecca dello Stato, e sono della ricerca e sviluppo del Poligrafio, qui con me Giada Sciarretta della Security and Trust di uh, Fondazione Bruno Kessler. Uh, vi parliamo um, di una sperimentazione che stiamo mettendo su in, uh, con, con la fondazione uh, presso la provincia di Trento e della nuova, della nuova carta identitaria elettronica. Due parole prima sul poligrafico. Il poligrafico è un'azienda di Stato, siamo 100% tesoro, uh, forniamo servizi e produzioni. La garanzia della fede pubblica, pubblichiamo per esempio la gazzetta ufficiale produciamo i documenti di identità e di riconoscimento per lo Stato abbiamo tutta una serie di, 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 di servizi istituzionali per supportare il cittadino e, e l'amministrazione. Il Poligrafico è un'azienda quindi ampiamente tradizionale che sta però facendo innovazione sta facendo innovazione eh, in molti modi, innovando eh. ci si confonde tra su e giù effettivamente Sta facendo innovazione sui prodotti, sta facendo innovazione sui servizi, sta facendo innovazione anche nel modo in cui fare innovazione. La carta di identità elettronica è proprio un perfetto esempio di come, di come, stiamo, di come stiamo facendo innovazione e cercando di fare sistema con, con gli enti del paese, con le eccellenze del paese. La carta d'identità elettronica, la CIE 3.0, è una carta d'identità eh, completamente contactless, quindi non ha un contatto come le, 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 le carte d'identità che avevamo visto precedentemente, è plastica, non è cartacea, come la carta d'identità di cui si parlava prima, e eh, è al tempo stesso un documento di identificazione molto sicuro, al pari di tutti i documenti di identificazione europei e mondiali, quindi consente di attraversare le frontiere. Schengen, in totale sicurezza, anche i uh, tornelli automatici. Uh, quindi molto più sicuro ovviamente della carta d'identità uh, che, che, che conosciamo ed è uno strumento anche per l'accesso ai servizi. Contiene chiavi e certificati per l'accesso sicuro ai servizi online. Uh, questo è uh, un punto su cui volevamo veramente investire. Volevamo che questa funzionalità oltre a quella del riconoscimento sicuro fosse utilizzata dal cittadino in modo, modo semplice e in modo sicuro. Come fare questo? Questo lo si fa facendo le cose insieme: insieme ai cittadini, insieme ai talenti dei singoli cittadini, insieme alle parti dello Stato dello, che, che, che fanno innovazione in modo integrato. Quindi, L'approccio è stato totalmente aperto, le specifiche della carta di identità sono pubblicate, sono pubbliche, chiunque le può leggere, chiunque può sviluppare servizi sulla carta di identità. Non c'è un approccio eh, eh, neanche alla sicurezza, c'è cioè un, appro un approccio di, di, di sicurezza by obscurity, ma è anche lì i meccanismi sono pubblici, quello che resta ovviamente segreto sono le chiavi per... Per, per rendere sicuro il servizio. Le specifiche sono pubbliche. Il uh, middleware uh, su Windows, su macOS, su Linux uh, è pubblicato in open source. Uh, la pubblicazione ovviamente è stata fatta sugli stessi strumenti di cui parlava prima Piacentini. Ovviamente uh, la piattaforma di cooperazione è Developers.it. I sorgenti sono su GitHub, la documentazione è su GitHub. Uh, tutta la discussione è fatta in modo pubblico sulle piattaforme uh, che vengono utilizzate ora da tutti gli sviluppatori per i servizi uh, per la pubblica amministrazione in Italia. Uh, anche le librerie per la lettura in, su Android della, della, um, dei dati presenti sulla carta d'identità è stata pubblicata in open source uh, su, su GitHub e quindi ridizionata su, uh, su, su developers.it. Uh, per stimolare anche il ritorno, qualche tipo di, di collaborazione da parte dei cittadini, eh, c'è stato un evento molto interessante, Hack Developers, insieme al, al team digitale e, e Agid, in cui eh, si è voluto stimolare la produzione di eh, servizi o di moduli tecnologici per utilizzare la CIA il più possibile e Abbiamo avuto un, un ottimo riscontro, in due giorni sono stati pubblicati, realizzati e uh, pubblicati sul, uh, sul sito dell'iniziativa e anche su, su GitHub dei moduli per utilizzare la CIE uh, per l'accesso per esempio ai luoghi fisici. Um, la parola chiave è sempre insieme, fare le cose insieme e uh, Insieme per noi significa anche andare a individuare le eccellenze tecnologiche in Italia e fare progetti insieme per sviluppare un'integrazione. In questo caso l'eccellenza che, che abbiamo individuato è la fondazione Bruno Kessler con cui abbiamo eh, stabilito un, un laboratorio congiunto, il Digimat Lab, che si occupa appunto della eh, sicurezza, dell'uso della CIE in sicurezza con... Uh, dispositivi mobili. Buongiorno a tutti. Come primo scenario di sperimentazione dell'utilizzo della CIE abbiamo uh, deciso di analizzare l'utilizzo della CIE come un secondo fattore di autenticazione. Quindi insieme al classico uh, login con username e password verrà richiesto all'utente un'interazione con la CIE e in particolare la carta verrà letta direttamente dal cellulare de, dell'utente tramite una tecnologia chiamata NFC, che non è altro che un canale di comunicazione a corto raggio. Quindi, tramite questo canale, il cellulare potrà estrarre le informazioni necessarie e poi completare quindi la fase di autenticazione. Per questo scenario, abbiamo individuato due casistiche. La prima è l'utilizzo, quindi l'accesso dei servizi uh, su applicazioni mobili, quindi quelle classiche scaricate dai marketplace, e un secondo scenario invece è l'accesso ai servizi web tramite browser, quindi che può essere sul proprio PC o direttamente anche da, dal cellulare. Per andare a testare la sicurezza, ma anche l'usabilità di questo scenario, abbiamo bisogno di un caso d'uso quindi abbiamo deciso di come primo scenario di integrare la CIE all'interno della piattaforma di Smart Community che come forse molti di voi sapranno è un'iniziativa ad alto impatto della Fondazione Bruno Kessler che ha proprio l'obiettivo di portare innovazione nel territorio trentino. Uh, in particolare Smart Community ha un forte legame con la realtà comunale, quindi l'integrazione con Smart Community ci porterà poi anche ha la possibilità di andare a, a sperimentare servizi erogati dal Comune di Trento. Vi mostrerò eh, brevemente un esempio tramite una demo di un'applicazione che abbiamo pensato possa eh, essere usata appunto nella sperimentazione, che è un'applicazione che permette di prenotare le sale comunali. Quindi l'idea è che l'utente accede a questa applicazione, gli viene chiesto di inserire le proprie credenziali, Ovviamente questo è un esempio, sconsigliamo l'uso di 12345. Poi viene rediretto l'utente all'applicazione che comunica con la CIE, viene chiesto di inserire il PIN che protegge la CIE stessa e poi di avvicinarla. Una volta che la CIE è vicina al cellulare possono essere estratte le informazioni utili e quindi finalizza il login e quindi l'utente può accedere al servizio, in questo caso prenotare una sala comunale. Questo ovviamente è solo un esempio, si possono uh, pensare a tante altre applicazioni, ma anche è un primo scenario di utilizzo della CIE. Infatti la CIE può essere utilizzata, come in questo caso, come secondo fattore oppure anche come fattore di autenticazione a sé. Questo chiude la panoramica sulla CIE. Grazie. Grazie ad Andrea De Maria, grazie già da Sciarretta. Passiamo al prossimo pitch, vi ringrazio di passare il microfono al prossimo relatore che è Nicola Zanella del Comune di Trento. Parla dello sportello online, anche lui ce lo spiega in pochi minuti. Prego. Eccoci. Allora, io volevo presentare l'esperienza dello sportello online di Trento eh, da un'ottica un po' diversa, nel senso che lo sportello è uno di quei servizi... Eh, che ci sono in quasi tutti i comuni, noi nasciamo e siamo un contesto con un'automazione molto spinta all'interno e volevamo offrire ai cittadini un qualcosa che rispondesse effettivamente alle loro esigenze. L'approccio a tutto il progetto è stato cittadino-centrico cioè abbiamo pensato di lanciare lo sportello cercando di risolvere effettivamente delle problematiche che hanno i cittadini. Ad esempio, non chiedere ai cittadini informazioni di cui siamo già in possesso. Quanti di noi si sono arrabbiati perché per l'ennesima volta dovevamo dichiarare il nostro stato famiglia se il comune ha già queste informazioni, non gliele andiamo a chiedere. Poi c'era il problema naturalmente dei cittadini non digitali e quindi abbiamo scelto di accompagnare i cittadini nell'utilizzo del nuovo strumento, non solo di coinvolgerli nella creazione dello strumento, quindi di chiedere loro un'opinione, di chiedere loro consigli e usarli proprio come motore di miglioramento. Infine questa esperienza ci ha spinto anche a diffondere la conoscenza degli strumenti e da qui nasce l'iniziativa del kit del cittadino digitale che abbiamo visto prima, ecco che io ho lo stesso problema di tutti gli altri, ecco qua. Allora, questo approccio ci ha eh, indirizzato nel rivisitare il processo interno con un motto iniziale che era digital first e che è diventato poi successivamente all digital, cioè abbiamo detto se noi Offriamo un servizio online al cittadino, poi all'interno lo dobbiamo gestire solo in modalità digitale. Questo per realizzare un'impostazione di questo tipo è necessario che i colleghi siano committati, convinti e coinvolti in questa operazione, ma anche che ci siano degli strumenti di lavoro adeguati. Ad esempio. Per tutti i progetti eh, di edilizia sono necessari dei monitor di grandi dimensioni che consentano ai nostri colleghi di lavorare in digitale ed è necessario uno strumento abilitante come il libro firma digitale di cui cristiana parlava precedentemente. Poi è stato necessario prendere delle decisioni su elementi che non erano digitalizzabili. Ad esempio, il pagamento della marca da bollo e qua eh, se si può in qualche modo velocizzare il, come dire, il servizio e bollo sarebbe un'ottima cosa per noi. E poi, per finire, insomma, con l'assenza di strumenti come la PEC e la firma digitale fra i cittadini. L'ultimo obiettivo che ci davamo era di risparmiare dei soldi sulla fase di preistruttoria, cioè volevamo che il cittadino utilizzando questo sportello online in qualche modo validasse già automaticamente i propri dati. Riproviamo. Eccolo qua. Infine, dal punto di vista architetturale del servizio, ci siamo basati su un'applicazione in riuso e quindi un'applicazione di una società esterna che era in riuso e abbiamo usato e ci siamo fortemente integrati con le piattaforme di service delivery provinciali di cui ha parlato prima Cristiana, l'autenticazione del cittadino con Speed e con la CPS, Pagopat noi lo chiamiamo così tra, nella pubblica amministrazione di Trentina, e poi il P3 no, per la fascicolazione e la protocolazione automatica. E poi avevamo bisogno di un'elevata integrazione con il back end applicativo nostro. Lo stesso progetto ha in qualche modo eh, tratto vantaggio dalla nostra partecipazione ai progetti europei, in particolare il progetto europeo simpatico che è inserito nel libro bianco. Di, 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 di Agid e che ci ha consentito di migliorare il processo di interazione con il cittadino attraverso tre strumenti fondamentalmente: uno strumento di semplificazione del testo che traduce il burocratese in un linguaggio più comprensibile eh, ai cittadini, un aiuto nella compilazione passo passo delle sole parti necessarie e poi degli strumenti di condivisione fra i cittadini. Eh, di domande e risposte che hanno a che fare con quel servizio. Lo stesso strumento ci ha consentito di rilevare le tempistiche di compilazione e quindi migliorare i processi nostri interni. E per finire, eh, è proprio una notizia recente, eh, abbiamo ottenuto un finanziamento Pongov per il riuso in kit del, del servizio dello sportello online insieme al comune di Bergamo e al comune di Amalfi e di Siracusa. Quindi abbiamo ottenuto un finanziamento complessivo sul progetto di 530.000 euro, di cui 128.000 a Trento e altri 128.000 per il miglioramento di questo servizio. Bene, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Nicola Zanella. Andiamo a concludere i nostri pitch con l'intervento di Daniele Monteforte, coordinatore responsabile Infocamere per il Triveneto. Che parla di Speed e cassetta digitale. Prego. Buongiorno a tutti. Freddo e fame hanno lasciato ormai solo i più forti, i più motivati. E quindi velocemente cerco di chiudere questi lavori andando un po' sul concreto. La nostra linea strategica di quello, di quello che vi farò vedere riguarda un po' il cittadino. Nel nostro caso io rappresento Infocamera, società in house delle Camere di Commercio e quindi l'imprenditore che è cittadino, eh, lo speed, su cui ci sono stati anche vari interventi come strumento di identità digitale, ripeto, non solo per il cittadino ma anche per l'impresa e per l'imprenditore. L'altra grande linea di proposizione è quello di che tutto deve essere mobile first. Abbiamo, siamo, abbiamo parlato di, eh, di smart city, si parla molto di smart working e quindi la mobilità sta diventando importante per chiunque di noi e quindi l'accessibilità dei, dei software deve essere per primo su mobile first. E quindi come sistema camerario, come eh, infocamere, abbiamo voluto dare anche noi un contributo fattivo alla cittadinanza digitale. Per questo ecosistema, se ne è parlato nei vari spunti, l'abbiamo visto anche nei colleghi che hanno fatto vedere le loro esperienze come comune, come provincia e come ASL. Eh, per fare appunto questo ecosistema per, le, eh, per, per quel che ci riguardava per le imprese, eh, vado direttamente a quello che avrei, mi aveva fatto piacere farvi vedere eh, come dire, eh, direttamente, ma eh, non c'era questa possibilità tecnologica. E allora cosa abbiamo fatto? Eh, si è parlato anche di una grafica nazionale e il problema è che non, è, non lo è ancora unica. Eh, Esiste invece in Italia già da più di vent'anni un'anagrafica nazionale che è quella delle imprese, che contiene tutti i dati dei 6 milioni di imprese e dei 10 milioni di persone che in qualche maniera sono attive nel mondo economico, sto parlando di amministratori e titolari di impresa. Allora eh, questo progetto partito da pochi mesi è già funzionante. Ha fatto sì che mettessimo a disposizione dell'imprenditore o dell'amministratore la possibilità di accedere velocemente da qualsiasi dispositivo mobile usando lo SPID. Abbiamo messo a disposizione tutti i dati che abbiamo nel registro imprese. Quindi, come potete vedere, abbiamo la possibilità per un imprenditore di scaricarsi la visura, eventualmente la può anche inviare via mail a chi può essere interessato alla sua posizione. Questo è un registro ufficiale. Può andarsi a vedere i bilanci degli ultimi tre anni, eh, cercando anche magari di fare dei paragoni, di capire come mai negli anni, spesso l'imprenditore il bilancio ce l'ha depositato dal commercialista, ma magari può essere interessato a cercare di capire, magari in un momento di pausa, come mai negli anni c'è stata una trasformazione nei valori economici. Può andare a vedere la visura dei soci, la visura degli amministratori, e, e, e se è titolare di più società può andare a vedere tutte le società che fanno capo a lui. Un'altra cosa importante è che non abbiamo solo inserito i dati dell'impresa relativi al registro delle imprese, ma da qualche anno, dal 2010, è, partito, sono anche, è partita la telematizzazione degli sportelli unici delle attività produttive. Trento, tra l'altro, ha aderito a questo sportello. Non ha ancora attivato tutti i procedimenti. Ma l'imprenditore potrà andare a vedere anche tutta la documentazione relativa a quello che è stato depositato presso gli sportelli unici dei comuni su cui ehm, ha svolto attività economiche, quindi potrà vedersi a severazioni, planimetria e quant'altro. Sappiamo che uno dei grandi problemi cronici della pubblica presentazione è quella che la documentazione che viene richiesta dalle varie PA è sempre difficile reperirla, è su varie sedi, in questo modo l'imprenditore avrà sempre a disposizione il cassetto digitale, è la prima volta che uso questa parola proprio per far vedere che all'interno di questa, chiamiamola repository, potrà trovare una serie di informazioni molto importanti. Eh, che avrà online e in qualsiasi parte del mondo lui eh, si trovi. Quindi registro imprese, non solo, bilanci, non solo, ma anche tutto quello che riguarda le attività produttive eh, disoccate sul territorio. Non solo, ma potrà vedere. Sempre, in qualsiasi momento, anche lo stato di avanzamento delle proprie pratiche, quindi potrà vedere se il suo professionista ha depositato richieste di variazione di soci, di capitale, di statuto, ma anche di eh, apertura di attività economica presso un comune, potrà sempre tenere sotto mano lo stato di avanzamento della sua pratica. La slide finiscono qui perché avevo solo 3-4 minuti a disposizione, ma per esempio all'interno di questo sistema potrà vedere anche. Eh, com'è la sua situazione rispetto all'attività economica che esercita, cioè potrà vedere se nel comune di Trento, oltre a lui che è una SPA, ci sono altre SPA che svolgono, eh, che, che lavorano sulla stessa eh, tipologia di attività. Non solo, all'interno potrà, visto che stiamo parlando appunto di Smart City, vedere se c'è interesse. Cioè potrà fare delle ricerche, per esempio, delle 8.000 start-up e PMI che sono presenti a livello nazionale e che in qualche maniera hanno avuto la possibilità di cercare di mettersi in vetrina e quindi trovare delle opportunità di business. Ecco, questo oh, prodotto, diciamo, questa facilitazione all'imprenditore è partito da pochi mesi e già 37.000 imprese con lo SPID hanno avuto accesso e hanno potuto scaricarsi migliaia e migliaia di documenti. Che altrimenti non avrebbe avuto a disposizione. Ecco, io vi ringrazio dell'attenzione, se poi ci sono delle domande. Grazie infinite anche a Daniele Monteforte. Ci hanno ascoltato anche in streaming, per cui necessariamente il pubblico era più ampio, ma noi ringraziamo anche chi fino adesso è stato con noi. Naturalmente vi auguro buon pranzo, buona continuazione con il programma della Trento Smart City Week. Grazie.